Torna al Festival di Sanremo dopo essere stato, volente o nolente, uno dei protagonisti del Sanremo scorso. Lui è Bugo. Ciao Christian. Ciao, buongiorno. Senti, sei tornato sul luogo del delitto, questa volta da solo. Sì. E non lo so, io personalmente ti ho visto molto più sciolto, nel senso molto più tranquillo, ti vedo molto più tranquillo anche adesso. E c'è, puoi farmelo un parallelismo poi anche in base magari a altre esperienze, comunque a me piacerebbe su questa qui di Sanremo, tra vengo in coppia con qualcuno che stimo, nel senso che comunque con Morgan sicuramente c'era stima e affetto, certo, o vengo da solo e porto un mio progetto. Ma ti ricordo che la canzone dell'anno scorso l'ho fatta io e quindi ero già contento di condividere e portare uno che consideravo un amico su un palco, quindi per me ero contento, ero gasato, volevo fare una cosa fatta bene. Quest'anno ovviamente sono contento perché ritorno sempre con una mia canzone, quindi è il massimo della soddisfazione per un artista, quello di come dire, che la canzone arrivi, no? Al di là del contorno, no? Quindi poi se sono più sciolto, poi io faccio anche un po' fatica ad analizzarmi da dentro, no? Questa cosa me la dicono, va bene, il motivo forse potrebbero essere anche tanti motivi, forse sono anche un po' più cresciuto, forse avendolo fatto già due volte so com'è la situazione, quindi forse anche per quello, però mi fa piacere che sembro sciolto, perché in realtà mi sento sempre stanco io, anche perché stiamo facendo un sacco di roba, però se appaio sciolto va benissimo. Sì, dai, diciamolo, adesso sei un po' di casa, poi tra l'altro a un anno di distanza, quindi insomma è fresca l'esperienza, ormai sai, diciamo, come muoverti. Andiamo alla tua canzone, se ci racconti com'è nata. Invece sì, è nata, allora, la prima idea mi è venuta nel 2018, perché io sono un cantautore che scrive tanto, e quindi non è detto che una canzone che compongo magari nel 2015 poi non esca subito, non è detto, magari esce anche dopo 10 anni, dipende, a volte le canzoni le scrivo, le metto nel cassetto, non sono ancora mature. E invece sì, era una di queste. Io quell'anno lì ho scritto veramente tante canzoni, però ho iniziato a farla, ho scritto i primi versi, ho fatto un demo e poi l'ho messa da parte e poi l'ho completata quest'anno quando Amadeus mi ha rinvitato. Avevo anche lì altre canzoni, tra cui questa e alcune nuove, e alla fine abbiamo deciso di presentare questa ed è piaciuta, che anche qua ero molto felice, devo dirti. La canzone, come dice il titolo, è una canzone, è quasi un motto quello, invece sì, cioè nel senso che potrebbe essere il motto della mia vita e che mi auguro che lo diventi anche degli altri, nel senso che il sì è già una bella parola, no? Non so se mi spiego, cioè le cose non vanno, qualcosa non va, perché poi tutti abbiamo delle difficoltà più o meno grandi e tu dici no, invece sì, cioè io le supererò queste difficoltà, la vita ci mette sempre a prova, no? E quindi questo è una cosa, un tratto caratteristico del mio essere anche uomo, non solo artista, cercare di io poi vengo da 20 anni di musica, ho avuto alti, bassi, e quindi ho sempre pensato invece sì che ce la farò ancora e vado avanti e sono ancora qua, e questa cosa mi rende orgoglioso, non so se mi spiego. Certo. Questo è il tema della canzone, che mi auguro che arrivi questo messaggio. Poi sai, le canzoni sono, io le definisco delle stanze aperte dove ognuno può entrare e anche trovarci quello che vuole, perché non voglio che siano dei saggi troppo, come dire, scolpiti, no? Delle pietre scolpite che è quello lì e basta. No, mi piace che se anche tu entri e hai avuto una tua idea su un mio verso, io di questo mi fa felice. Sei sempre di un grandissimo ottimismo ed è un po' quello che poi racconti nella tua canzone. Andiamo alla serata di questa sera, visto che manca davvero poco alle cover, quindi ti chiedo di commentare per noi sia il fatto che ti presenti con i Pinguini, non so se c'è stata una conoscenza lo scorso anno per cui sei arrivato a questo punto, sia la scelta della canzone. Allora, partiamo dalla canzone. Io in primo luogo, già nell'agosto del 2020, ovviamente non ero stato selezionato, non sapevo nemmeno se entravo, però mi sono detto cominciamo a metterci al lavoro e ho pensato che volevo scegliere uno dei miei eroi musicali e ho scelto lui, ho scelto Lucio Battisti. Poi ho scelto la canzone
conoscevo già cantavo, suonavo già per i fatti miei molte canzoni di Nuccio, quindi, però ho pensato di fare l'unica canzone che lui ha fatto al festival, ho scelto Un'avventura. Successivamente i primi artisti, visto che i Pinguini Tattici Nucleari sono una band, ho pensato a loro perché io nel corso del 2020 ho approfondito l'amicizia con Riccardo, vuoi perché l'avevo incontrato l'anno scorso al festival, che c'erano anche i ragazzi, ci siamo un po', poi anche della Nazionale Cantante abbiamo giocato insieme, poi abbiamo fatto il festival di Castrocaro nell'estate del 2020 dove anche lui era giudice, Riccardo, poi avevo questa canzone che si chiama Meglio e gli ho detto: Riccardo, ti va di farla, l'ha fatta, infatti è dentro il disco mio che esce tra qualche giorno. E lì ho detto, cioè, per me Riccardo e i ragazzi dei Pinguini sono i miei compagni quasi d'avventura di questo 2020, ora siamo nel 2021. E quindi l'ho chiamato, gli ho detto: Riccardo, io vorrei fare questa canzone di Lucio Battisti, lui e i ragazzi, tutti grandi fan di Lucio. E quindi è stato molto spontaneo, indolore, veloce, l'abbiamo provata e registrata in studio e quindi ti confesso che non vedo l'ora di farla. Tu hai tanti compagni d'avventura in questo festival, i Pinguini, perché te li sei scelti, ma in realtà, cioè, tu hai detto compagni d'avventura i Pinguini nel 2020, ma è stato tuo compagno sicuramente anche Ermal Meta. Poi non so con altri hai dei rapporti. Non so se anche con altri hai dei rapporti più stretti. Tra ragazzi, quest'anno siete 26 in gara, quindi siete tanti, probabilmente qualcuno si conosce, ma con Ermal è ovvio perché avete fatto un singolo insieme qualche mese fa, quindi è normale. La senti la competizione in generale? Mi piace la competitività perché mi tiene vivo, cioè è una cosa che non, anche l'anno scorso ad esempio ho dichiarato più volte che non faccio il festival come andare al parco giochi, no? Cioè, o per andare, per me è una cosa quasi di vita, cioè una necessità di mettermi in confronto con gli altri più che competizione, poi sappiamo tutti che è una gara e quindi mi piace anche questa cosa, no? che uno magari vuole superare l'altro, perché se lo fai in modo sano le competizioni tendono anche a migliorarci, no? Perché dici voglio far bene, no? Quindi è una cosa bella. Quindi, ma però finisci lì, ad esempio io ho un rapporto con Ermal favoloso, quindi finisci lì, cioè lui è un grandissimo artista, ci stimiamo, ci siamo sostenuti anche in diversi momenti, quindi che dire di Ermal. Poi questo giro ho approfondito anche molto bene l'amicizia con Fedez e con la Francesca e quindi anche loro, ad esempio con loro mi trovo bene, ci sono stati anche scambi di complimenti reciproci, quindi ti direi questi nomi per il momento. Parliamo di un'altra cosa bella che è il tuo album, vedo la copertina alle tue spalle, Bugatti Christian, arriva, tra poco arriva. Sì, ormai oggi che giorno è, mi sono perso pure il 3. Oggi sai il che 4. Non lo so neanch'io, quindi mi sembra oggi, cioè, oggi è il 4. È il 4, mi dicono, il 4. È il 4, grazie per gli aiutini. Domani esce Bugatti Christian, che praticamente raccoglie le canzoni del disco dell'anno scorso, che sono 9, e in più ci sono le canzoni inedite, che sono 5, compreso MCC, tra cui anche, come ti accennavo prima, il duetto con i Pinguini Tattici Nucleari. È un disco che è un po' la chiusura, complemento, cioè di quello che ho fatto l'anno scorso, quindi stessi produttori, stesso stile. Per me 2020-2021 sono quasi un progetto unico, non so se mi spiego, quindi la gente ascolterà il disco molto naturalmente, non ci sono sbalzi di produzione, il mondo è quello. È lineare. Io sì. Christian, ti ringrazio tantissimo per essere grazie stato con noi e in bocca al lupo. Grazie. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,